E dopo questa firma, il presidente Rossi, sempre a Roma, ha incontrato il ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio per fare il punto sui progetti ancora incompleti in Toscana. La nostra priorità è la Tirrenica, ha detto poi a margine del Consiglio regionale Rossi, che oggi in Consiglio regionale, dicevamo, si vota il programma di governo della Giunta Rossi per i prossimi 5 anni. Antonella Morelli. I finanziamenti ci sono, ora bisogna sbloccare le opere. È quello che emerge dall'incontro tra il Presidente della Regione Rossi e il Ministro alle Infrastrutture Graziano Del Rio, di cui il Governatore ha riferito a margine del Consiglio regionale. La Tirrenica è la nostra priorità, ha sottolineato Rossi, ma abbiamo sollecitato anche i progetti legati ad ANAS, la circonvallazione di Lucca, per cui ci sono già i finanziamenti, e la Grosseto-Siena c'è da appaltare, l'ultimo tratto. Al centro dell'incontro anche i lavori sulla A11 e la A1, il sottoattraversamento di Firenze, il raddoppio della ferrovia Lucca Pistoia, quest'ultimo già finanziato dalla Regione. Le infrastrutture sono una delle parole chiave del Rossi Bis, oltre al lavoro, un programma delineato nella prima seduta del Consiglio regionale, ora sottoposto al voto dei gruppi politici, un programma lontano dalla realtà, così lo bollano le opposizioni di centrodestra. Se io faccio credere che in questa legislatura potrò mettere l'accento sul lavoro, potrò incentivare questo, potrò migliorare, potrò spendere, in realtà si sta mentendo, perché tutto quello che sarà previsto per questa legislatura sono tagli e tasse. Il problema del lavoro e della crescita non lo si risolve semplicemente ripetendo come dei mantra delle parole chiave, lo si risolve assumendosi la responsabilità di governo, dato che sei stato scelto dai cittadini, e adottare provvedimenti che aiutino le imprese. È quello che abbiamo promesso ai nostri elettori, commenta il PD. È il programma con cui ci siamo presentati agli elettori, è un'ossessione il lavoro per il Presidente Rossi, sarà anche la nostra ossessione. Ci ha detto chiaramente che la priorità è la costa, perché la Toscana vada alla stessa velocità, sarà anche questa la nostra priorità. Il Movimento 5 Stelle fa dei distinguo, non facciamo battaglie ideologiche, su alcuni punti siamo disponibili a collaborare. Appoggio su alcuni punti, ne appoggeremo 18 su 25, è una richiesta di appoggio alla nostra risoluzione. Puntare su tutte le buone pratiche che già esistono nel mondo e vanno adottate indipendentemente dalle ideologie.